in pesca oggi con il Francesco Milù a Viareggio, ennesima barca che ha installato i nostri sensori Marport. E guarda di qua. L'effetto della rete appena buttata in acqua che sta scendendo, questa è la rete che scende, esattamente questa la rete, la parte della, questa è la lima dei sugheri, questa è la lima del piombo. Non ancora vediamo il fondale perché siamo a una profondità di 480 metri e la rete è ancora a 145 metri di profondità, per cui ancora intercettiamo il fondale, tra poco dovremo vederlo. Sono i portoni che scendono a testa all'ingiù, perché ricordo che dobbiamo arrivare a 480 metri, le porte sono ancora a 376 metri, quindi stanno scendendo ed è questa la posizione esatta di come stanno scendendo. Appena scesa, appena toccato il fondo la rete, è dritta, velocità della rete 2,8 nodi, velocità della barca 2,8, 2,9, siamo perfetti. L'altezza della rete è un metro. Sta aprendo un metro. E la vedi qua, lima piombo e qua a zero lima sugheri, un po' asimmetrica verso sinistra, 3-1, quindi sta in... la rete sta andando a 3,5 e c'è una corrente laterale di 0,33. La rete spostata a sinistra, adesso molliamo un palmo di cavo e vediamo se il valore scende, sta raddrizzando la rete. Distanza divergenti sempre 102,7 metri, la corrente è di poppa, giusto? Quindi abbiamo aumentato la velocità, automaticamente la rete ha alzato a 2,2 metri
da 50 centimetri, ovviamente. Però abbiamo stretto le porte, per cui per la legge fisica, se stringi le porte si alza la rete, è normale. No, volevo vedere la rete alta, eccola qua, questa. Adesso siamo a 2 metri, 1,09 metri. Ok. Avere dei dati che arrivano dalla rete oggi è fondamentale, così come è fondamentale avere dei dati che arrivano dal motore, il numero di giri, le temperature, la pressione dell'olio, plancia, il GPS, l'AIS, il radar, il GMDSS e quant'altro, ma l'unica cosa effettivamente che sulla barca rappresenta il pane quotidiano è la rete, e di quella non abbiamo dati. Ecco, i nostri sistemi, i nostri sensori, i nostri progetti servono proprio per dare al pescatore, all'armatore, al capitano la possibilità di avere dati certi dalla rete in acqua. L'installazione del sensore centrale è sempre una parte interessante e fondamentale, che va messa sulla corda e sulla lima dei sugheri al centro della rete. La vista è spettacolare di tutta la rete nella discesa. Eccola qua, la rete che scende, si vede qui, c'è stato proprio il sali scendi, eccolo qua. Operare in tempo reale, modifiche e correzioni, di non perdere cale, di riuscire a pescare con meno giri motore, di poter provare divergenti diversi, come in questo caso che stiamo provando dei polar islandesi, e abbiamo riscontrato l'effettiva efficacia, perché lavorano con la metà dei cavi divergenti tradizionali e hanno un'efficienza maggiore. E adesso dovremmo rifare di nuovo un'altra cala, perché dobbiamo posizionare un boccione supplementare su uno dei sensori, e non appena sarà ben fissato calerà in acqua, dandoci subito sullo schermo in plancia i primi dati di come scende la rete, e così come anche i divergenti con i sensori già installati nei portasensori di fabbrica, in questo caso in questi divergenti, sono della Polar, sono islandesi. Eccolo qua. Questa è più o meno la visione generale, rimpicciolendo, questa è dove si chiuse la rete, ho tutta dalle 18 alle 25, alle 19.05, ho 40 minuti di cala, tutto quello che è successo. L'esperienza, la capacità di pesca non sono più, non bastano più oramai per raggiungere un livello di competitività adeguato ai nostri tempi e alle restrizioni che sempre di più arrivano dall'Europa e dal mondo intero. L'indicatore dello spostamento laterale, della corrente, questo qui io adesso te l'ho messo a 15 gradi in modo che tu puoi avere a colpo d'occhio la variazione di angolazione. Profondità porte 341 metri e 339-340 metri, a una distanza di 106 metri da porta a porta. Abbiamo notato il netto miglioramento del consumo del carburante, perché occorrono molti cavi in meno a parità di profondità, per cui molti cavi significa peso in meno, giri motore in meno, e quindi automaticamente carburante in meno. Però ho meno cavo perché sono dritto. Questo a livello imprenditoriale si chiama vantaggio competitivo, a livello commerciale si chiama sfruttamento delle
risorse produttive e a livello ambientale si chiama sostenibilità. Allora, questa qui è la bocca, ora esatto. Lo vanno incollate. Vedevo che aumentava. Infatti è aumentato perché ha mollato dalla parte di là, vabbè. Lo proviamo, molliamo la parte giusta.